La mia è un'azienda che in realtà ad oggi siamo alla quarta generazione, perché i terreni appartenevano al mio bisnonno. È un'azienda che oggi conta circa 30 ettari, con uliveti, vigneti, seminativi, ortive da pieno campo, ovviamente con ortaggi stagionali, c'è un piccolo frutteto. Insomma, è un'azienda variegata, un po' come le classiche aziende agricole del sud, dove si cercava di avere un po' tutto proprio per soddisfare il fabbisogno familiare, no? Chiaramente poi noi abbiamo cominciato ad ingrandirci e di conseguenza si è deciso di sviluppare una realtà commerciale non prettamente semplicemente agricola, ovviamente integrando anche quelli che sono i servizi e quindi rendendo la nostra azienda agricola è un'azienda multifunzionale. Ognuno di noi in azienda ha un ruolo, per cui mio padre e mia madre, che sono entrambi agronomi, mio papà si occupa della produzione, dell'ambito produttivo aziendale, mamma invece della trasformazione dei prodotti. Abbiamo parlato di azienda multifunzionale, azienda agricola multifunzionale. In effetti noi già nel 2010, nel lontano ormai 2010, abbiamo cominciato a intraprendere un percorso di agricoltura sociale. Abbiamo cominciato accogliendo qui in azienda dei gruppi di adulti portatori di disagi psicofisici. Avevamo proprio una collaborazione attiva con il Policlinico di Palermo, e quindi questi ragazzi, accompagnati da operatori di settore, chiaramente poi venivano qui in azienda per portare avanti delle attività legate proprio a quelli che sono dei laboratori agricolo-biologici, così come laboratori di cucina o di musica, insomma tutto ciò che poteva ricollegarli anche con se stessi e con la natura che li circonda. Questi sono sempre stati eventi spot che dal 2010 si sono susseguiti poi nel tempo a tutt'oggi. Quello però che ha contraddistinto la nostra azienda proprio nell'ambito dell'agricoltura sociale è quello che abbiamo chiamato il coraggio di amare. Questo progetto ci ha permesso di accogliere dei ragazzi minorenni con un'età media di 16 anni, un gruppo di circa 10 ragazzi, ai quali noi abbiamo messo a disposizione una parte dei nostri terreni per insegnargli le basi proprio dell'agricoltura. Questi erano ragazzi che facevano parte di un gruppo appartamento di Partinico. Nel momento in cui i ragazzi avrebbero compiuto 18 anni, lo Stato non avrebbe più corrisposto la diaria, di conseguenza sarebbero stati comunque ragazzi abbandonati di nuovo a se stessi. E allora ecco che entra in gioco la nostra azienda, perché abbiamo insegnato loro le basi di un mestiere, tant'è vero che la maggior parte di loro poi è riuscita a trovare lavoro sia nella nostra azienda che in aziende vicine. Questo è un progetto che in effetti si è legato sia all'agricoltura ma anche a tutta quella che è la parte della terapia, quindi la medicina, la psicologia e voglio anche utilizzare il termine di economia sociale, perché quello che poi siamo riusciti a fare qui è di dare un'opportunità a questi ragazzi in modo tale poi che le competenze acquisite potessero spenderle per se stessi e per la comunità invece di diventare poi un peso per le loro famiglie e per tutti quelli che li circondavano. Altri progetti che abbiamo portato avanti in azienda sicuramente riguardano i weekend del respiro, per esempio, dove siamo riusciti insieme alla psicologa che seguiva i ragazzi a far venire qui un gruppo di adulti a dormire in azienda, quindi la prima volta per loro di riuscire a separarsi dalle loro famiglie e fare delle attività all'esterno della loro comfort zone, diciamo, per cui con loro per esempio siamo riusciti a portare avanti dei laboratori di cucina così come dei laboratori musicali. Tutti questi progetti portati avanti, tutte queste attività di agricoltura sociale poi sono diventate la base per poi aver riconosciuti diversi premi sia a livello nazionale che internazionale. Quindi ecco che proprio da tutte queste esperienze si arriva anche a capire che le istituzioni in qualche modo
possono ricevere dei consigli anche da parte che partono dal basso, così come è importante che i progetti che abbiamo portato avanti possano essere replicati anche in tutte le altre parti del mondo. Il punto di forza è proprio il coraggio che le stesse aziende mettono nel portare avanti i progetti, la volontà proprio di creare del welfare all'interno della propria azienda e quindi nell'ambito locale, proprio per riuscire a dare il proprio contributo anche a persone che in realtà molto spesso vengono abbandonate sia dai propri familiari che dalle istituzioni.